Ciao, bentornati a Mind Cathedral. Intanto che aspetto il taxi, vi volevo dire che sto continuando a giocare a Cyberpunk 2077. Sapete che c'è l'estensione, c'è stata la patch 2.0 e l'estensione Phantom Liberty. E niente, insomma, sono in giro, insomma, a giocare. La missione principale sono andato anche in giro un po' a vedere. E praticamente qualcuno si ricorderà che quando ci si avvicinava ai videogiochi, nel gioco si poteva iniziare a giocare con questo Roach Run. Questo gioco con sto cavallino che corre, che è molto, molto minimale, ed era un minigioco che c'era all'interno di Cyberpunk 2077. Ebbene, adesso, eccolo qui, ci sta un nuovo minigioco. Aspetta che lo metto in pausa e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, condividi, screen, understand, next, eccolo qua, condividi. Ok, lo dico proprio la cinese. Eccolo qui, questo si chiama Trauma Drama, trauma scritto in italiano senza l'H. E niente, insomma, è un po' più complesso, un po' più divertente di Roach Run. Come vedete, è, insomma, il tipico gioco a scorrimento. In realtà diventi veramente un poliziotto, no? Vedi, insomma, devi salvare la gente, spara in tutte le direzioni. Insomma, è un tipico platform, insomma, di quelli abituati sin da ragazzini. Insomma. E niente, insomma, hanno messo questo gioco qui, è più appagante, devo dire, è diverso, però è molto carino, probabilmente ci giocherò di più. E tra l'altro, il gioco è particolare perché ovviamente, insomma, se si riesce a completare, ci sono gli elicotteri, se si riesce a completare, poi, eccolo qui, lo chiudiamo intanto, eccolo. Se si riesce a completare, poi ti danno. Se riesci a fare, no, a completare, in realtà devi fare 430.000 punti. A quel punto, poi puoi connettere 430.000 punti, ti sblocca, ti arriva un messaggio, ti connetti a un computer in giro per la città e ti iscrivi a un corso per entrare nel Trauma Drama Team. E lì fallisci comunque, non ti prendono, però ti danno un vestito, degli altri, insomma, questo è il nuovo gioco di Cyberpunk 2077 per Phantom Liberty, insomma, per te. E, vabbè, insomma, iscrivetevi al canale, eh.